questo, come hai detto che si chiamano? Sono gli ACDC. ACDC, bello. Sai che ho una band, si chiamano Scassabanda, la mia band. Bella. Facciamo rock. Ma ne scassa tanto. Com'è che si chiama la tua band? Scassaballe. Scassaballe. Stiamo cercando serate, stiamo cercando. È figa la mia band. Allora, funziona. Noi abbiamo un locale, potrebbe interessarci come cosa? Certo che sì. Sì, però noi non accettiamo gente un po' strana. Che genere fate voi? Rock duro, di quello proprio. Perché l'ultima volta noi abbiamo fatto Chopin. Dici che può andare? Chopin. Sì, sai, pianoforte, violino. No. Contrabbasso. Io nella mia band c'è la batteria. Volendo. Alla batteria, ma volendo noi possiamo collegarla anche alla rete. Sì, è vero. Quale rete? Sì, così la carichiamo. Sì, perché non vai a batterie. Io sto solo cercando una serata per la mia band. Ma la serata la facciamo, no, insomma, no. Non c'è qualcuno qua che ha un locale oltre a noi, perché il nostro locale è un po' particolare. Ma qualcuno qua ha un locale? Perché ho dato ascolto a Giuda locale quando mi ha detto di chiamarvi? No, scusate. A Giuda chi? Giuda è il mio chitarrista, è un basso, grasso. Magro, alto. Io sono... Largo, no, stretto. Sono io il sex symbol della band, ovviamente, come potete vedere. Non immagino gli altri. Non ho capito se mi stai prendendo in giro. No. Cosa stai facendo, Diego? Prendi in giro l'ospite? Ma se lo dovevo prendere in giro, giravo. Perfetto, mi sembra giusto. Allora, comunque, ora io mi chiamo Damiano. Sono Luca, appunto il cantante degli Scassaballe. Il cantante degli Scassaballe? Certo. Ma da dove viene questo nome, Scassaballe? Credo dipenda dal fatto che siamo rumorosi. Fanno rumore. Siamo rumorosi e quindi scassano le balle. Ma le balle di fieno, le balle di cosa? Tutte quelle che vuoi. Tutte quelle che vogliamo. Ma interessante come cosa. Ma senti anche tu questo calore che emana? Sì, ho caldo, mi sta cercando. Io mi sto abbronzando. Veramente. In maniera devastante. Via. Mi ricordate un po' la mia signora? Come ho fatto? Va bene. Mi fa sempre notare che sono rosso. Mi chiama Pomodorino. Ti vedo infatti un po'. Ti vedo un po' imbarazzato. Sei imbarazzato? Sì, sono imbarazzante. Tra l'altro, la mia signora doveva arrivare anche lei perché. Dov'è finita la tua signora? Era a lavoro, credo, non so. A lavoro. Esce la mattina. Che lavoro fa? L'insegnante, la maestra. La maestra elementare, è tanto carina coi bambini. Ah, sì. È tanto carina. È tanto carina. I bambini saranno contenti? Sì, ce n'è uno in particolare che è contento. Lo odio abbastanza. Ah, ok, ma. Quindi spargiamo odio ai bambini. Ci ha provato con mia moglie, va bene? Sì, appunto. Provolone. Quindi spargiamo odio ai bambini così. Hating. Ma te mi sembri abbastanza abituato all'hating. Io non ce l'ho coi bambini, anzi, gli voglio bene. Però lontano da quella... Lontano dalla zanzara. Ma dov'è? Ma arriva? Non so, stava arrivando. Stava arrivando. Sarebbe opportuno che arrivasse. Stava arrivando. Pomodorino! Oh, ecco, sono la mia a casa, bella Angelina. Ciao Gigi. Ciao, com'è andata a scuola, tesoro? Oh, quei piccoli angioletti sono dei demoni. Chi sono questi signori? Ti ricordi che sto cercando degli ingaggi per gli Scassaballe? Perché non è che il lavoro va molto bene ultimamente. Giuda mi ha dato il numero di telefono di questi due signori. Li ho invitati per fargli sentire il pezzo. Non li ho fatto neanche accomodare. Volete un tè, dei pasticcini, dei dolcini? Ma non vorremmo lei, però non so se... Al mio pomodorino piace tanto quando gli faccio il tè con i pasticcini e poi io glieli inzuppo e glieli faccio mangiare. Ah, che mi carino! Mettere in che carini! Oh, ma non stavi mica facendo la scena del rocker? Lo sai che non ci crede nessuno? Sono un cantante rock! Ah, canta roccia! Sono un cantante rock. Un cantante roccia. Sono disperato. Ma, pomodorino, ma che cos'è quello? Non ti avevo detto di smettere con le action figure? Suo cugino. Era in offerta su eBay, l'ho trovata. Guarda, non occupa tanto spazio, la mettiamo di fianco. Non abbiamo più posto. Cioè, abbiamo la culla di Eden che prende tutto il posto, ovviamente. Non possiamo più permetterci queste cose. Io però te lo. No. Ti avevo detto. Quando... Se no, non ti faccio più suonare con gli Scassaballe. Basta. Ci parli tu con Giuda e Grugno? Giuda, sappiamo tutti che Giuda è molto impegnato ultimamente. Con Michela.
tu alludi troppo spesso a questa cosa di Michele e Giuda. Lo sanno tutti, tutti lo sanno, tranne loro. Ah. Comunque a me piace molto questa action figure, lo vorrei mettere... Sai come si chiama? L'action figure? È ovviamente Iron Man. Ecco. Cioè, a casa. È a casa. Ah, è vero. Sono a casa. Siamo noi che siamo ospiti. Vado. Se ne vadi. È la Hulkbuster, è l'armatura Hulkbuster di Iron Man, lo so. Okay. L'ho comprato su eBay, lo saprò. A quanto? Cioè, lo so io che è una era in offerta, ma non era in offerta. L'ho preso bene, una bella offerta era. In asta. Sì. Comunque sì, tesoro, dimmi. Niente, avevo invitato un po' di tempo fa la signora Evelina a prendere un tè con i pasticcini da noi. Quella vecchia. Non chiamarla vecchia. È una vecchia. No. Buongiorno. Eccola. Salve, signora Evelina, come sta? Damiano, buongiorno, caro. Sì. La vedo un po' più scolorito del solito, sta bene? È un po' di psoriasi, succede quando uno è stressato. Ma non mi dica, sempre per il lavoro? Sì, Evelina, sempre per il lavoro. Ma canta ancora con quei ragazzi? E quello è il mio lavoro, io faccio il cantante. Oh... Cosa c'è? Non è così brutta come cosa. No, ma perché mai? Parliamo di Eden, come stai? Da un po' che non la vedo. La piccola è da mia madre, dalla sua adorata nonna. Dalla mummia. Non chiamarla così. Ma no, è una... Non chiamarla così. È una signora adorabile. Adorabile, l'ho la madre, conosciuta. Abbiamo mangiato i pasticcini insieme. Ah, quelli che le ho portato io l'altra volta. È stato bellissimo. Lui non c'era. Però mi ha parlato molto bene di lui. Ha detto che è un amore averlo per cena. È un angelo. Un angelo. Assolutamente. Non ha niente del padre? Parlavate di Eden. Magari cornuta, no? No, parlando di mia mamma. Ah, mi ero distratto, scusate. Naturalmente Eden assomiglia moltissimo a sua madre. Ah, certo, ha preso le cose migliori. Vero, assolutamente. È una bambina. Non so quanti anni è ha. È ancora piccola Eden. Comunque... Speriamo che crescendo prenda il corpo della madre, se non altro. Ah, sicuramente. Tu sei bellissimo, pomodorino, però. No, veramente, ha già i suoi occhioni, è meravigliosa. Ma parliamo un attimino, volevo chiederle come sta il suo gatto. Il mio gatto, il mio amorino sta benissimo. Ha visto, oggi l'ho lucidato con una passata speciale. Sì, volevo chiederglielo semplicemente perché a volte lo vedo fare cose un po' strane. Ma cara, ad esempio? Non so, ad esempio l'altro giorno stava trascinando una sega su per le scale con un sacco di armi e cose simili, non so bene cosa ci faccia. Ma cara, sicuramente si è sbagliata. Il mio Pipino è un amore, non farebbe mai niente di male. Ah sì, lo vedo in effetti, ma non si accorge di niente? Che cosa? Non capisco, comunque... Il suo gatto non è normale. Ha ragione, il mio gatto è il più bello del mondo, è meraviglioso. No, intendevo dire che so che il suo gatto, io conosco, d'altra parte io sono un diavolo e conosco i diavoli, e so che il suo gatto ha fatto un contrattino con... Diavolo, uno di quelli importanti. E perché mi risulta che lei ha fatto una cosa che a noi maschietti non piace. Cioè ci ha... Noi maschietti abbiamo degli cose mio caro, qua. E lui caro. Non li ha più. E quindi lui si è arrabbiato e ha chiesto ha parlato, è un mio parente il diavolo. Mi creda, glielo dico sul serio. Ma perché ci parlo con lei? Non le piace neanche la mia musica. Niente più pasticcini prima di andare a letto, tanto per cominciare. Il lavoro, devo dire, pure. L'ha stancato moltissimo ultimamente, povero. Sì, sta lavorando su quella cosa del tassista, ha anche quasi preso la patente. Oh, è un grandissimo passo avanti questo. Sì, ma è temporaneo, io voglio fare il cantante, quello è il mio lavoro. Sì, a proposito, ultimamente sento degli incredibili rumori provenire da qui. Che cosa sta facendo? Lavori in casa? Aspetti, verso che ora del giorno e che tipo di rumori? Mia cara, su, intendo il tardo pomeriggio. Io sono al lavoro. Cosa fai il tardo pomeriggio? Che rumori sente la signora? Che rumori sente la signora? Tesoro, non stare mica insinuando che chiamo delle amiche nel pomeriggio, vero? Sarà meglio di no se tieni alla tua coda. E quale coda, esattamente? Ma è ovvio che faccio le prove, devo il gruppo, gli scassaballe, no, i proprietari del locale che mi hanno... Quelli non sono proprio quel tipo di rumore, mio caro. Ma che rumore si dica? Siamo curiosi, no? Perché anche noi...
non mi sembra il caso, su via. No, può dirlo. Beh, dei rumori come di delle ruspe, molto metallici. Ruspe, metallici. Tipo sgang. Sono chitarre elettriche, forse? Ah, ma quegli strumenti che all'epoca sua ancora non esistevano. In effetti quanti anni ha lei? 100, 200? Ma ora non esageriamo, su via. Ne avrò appena una cinquantina. Ma dove? Senta, sotto signora, i piedi? Ma in che periodo la sentite questi rumori di preciso? Ma dipende, il tardo pomeriggio, tardi la notte. Ma tipo settimana scorsa? Anche. Avevamo mandato Eden da mia mamma. Dalla mummia, è vero? Non chiamarla così. Sì, ma lo sappiamo che da quando è nata Eden io e te non abbiamo più molto tempo per stare in intimità, tesoro. C'è la signora. Ah sì, scusa. E l'intimità è importante. Soprattutto quando c'è Cilli. Te l'avevo detto, Giuda mi ha dato. Me l'ha dato Giuda il numero di telefono di loro due. Non avevo dubbi, basta vederli in faccia. Oh! Scusi, non volevo. Siamo proprietari del locale, c'è un po' di rispetto. Sì, ma siamo in casa mia. Sì, ha capito, ci avete invitato. Siamo lui qua a pacucchi. Invitato, io non ero d'accordo. Assolutamente non ero d'accordo. Tesoro, devo purtroppo. Devo trovare degli ingaggi per la band, no? Dovrà pur lavorare quest'uomo, non so io. Prendesse la patente. Trovassi un lavoro. Ma comunque, adesso stiamo parlando di lavoro. Ma allora, questa orchestrina, possiamo sentire. Noi cerchiamo di capire se ci interessa questa musica. Esatto. Amore, dobbiamo... sei bravissimo, sei il pomodorino rocchettaro più bravo del mondo. Che bei nomi che ti dà. Vero, il mio pomodorino puccettoso. Sì. Amore dolcino, vogliamo fargli sentire qualcosa a questi signori? Sì, vi faccio sentire volentieri. Sì. Questa però che stavo provando non è proprio degli scassabatti. Allora, la sono scritta i raggi fotonici, che sono degli amici dei cugini, dei parenti di Francesco. Sì, non interromperlo, sì. Che è complicato. Sono famosi i raggi fotonici, hanno festeggiato quest'anno i 20 anni di carriera a Luca Comics, non lo sa? Sì, ovviamente, che domande su via. I raggi fotonici. Ho tutti gli album a casa. Fanno canzoni per i cartoni animati, fanno un sacco di belle cose. E hanno detto, Damiano, tu fai musica un po' troppo. Quindi, un po' di mal di pancia. Si è sentito male, esatto. Sì. E quindi mi hanno detto, ti facciamo una canzoncina più di quelle che accatturano il pubblico, più, sai, tipo. Tipo andiamo a comandare. No, non a quei livelli, no. Per favore. Tipo Giorgio Vanni. È una cosa. Bravo, esatto, su quello stile lì. E io sarei più hard, più heavy, più. Però ho detto, proviamola. Non è male, se volete ve la faccio sentire. Ma siamo qua apposta. Siamo qua apposta, cioè, anzi, se nel frattempo il tè, se c'era il tè con i biscottini. Dei biscottini. Tesoro, ora gli faccio sentire il pezzo, poi. Sì, facciamo che. Siccome io amo mio marito, ma. Facciamo che io e la signora Velina andiamo a prendere un tè a casa sua. Ah no, sua. Ma restate qua, è no, bello. No, grazie cari, siete stati adorabili. Amore, mi serve il tuo supporto, stai sul palco con me, per favore. Catalizzi la scena. Mi serve il tuo supporto. Mi tratterrò qualche altro minuto. Oh, grazie. Grazie. E questa canzone giustamente si intitola Che scassaballe siamo noi, perché ok. È autobiografica. Interessante. Sentiamola. Che scassaballe siamo. Che scassaballe siamo noi. Chi perde spesso il controllo al midollo, chi unisce sacro e profano è tutto tranne che strano. Siamo quelli senza certezze, tra sesso amore botte o carezze, tra sesso botte o carezze, che scassaballe siamo noi, che siamo fuori posto mai nel. Scassaballe siamo noi. Ti senti spesso ingrifato, ti senti un emarginato, ti senti un diavolo in.
fiume dopo la piena. Ma che per una giarrettiera faremo andare un uomo in galera. Credo ne valga la pena. Che scassaballe siamo noi, che siamo fuori posto ma nel giusto. Sai chi c'è che non ci frega a balle siamo noi. È profanare certe porte, toccare te tutta la notte, urlare frasi senza nesso, pomodorino dio da sesso. Suonare. Mettiamo in piedi un baratto, togli quel reggipetto, quella cosa che farà plin, a brindisi facciamo cin cin, che noi si brinda così, che scassaballe siamo noi, che siamo fuori posto ma in frega niente della gente, santi mai, caro ogni demoni avvolto, e che scassaballe siamo noi. Ah, beh, però, ah però, non grazie, male, non grazie male, a tutti. Ah però, grazie, ah però, grazie, questi scassaballe sembrano interessanti. Sì, direi. Sì, sì. Meno male. Beh, non è che ne scasso più di tanto le balle alla fine dei conti. No, anzi, a dire la verità, mi sembravano anche poco scassaballe. Sì, esatto, perché, sì, ve l'ho detto, questo è il pezzo più easy listening. Cioè, sì, perché... Ma comunque, certo, se vuole togliersi il reggipetto, noi siamo sempre disponibili per... E la mia... No, ma perché? Ma fuori di qua. Vogliamo... A proposito, avevo invitato anche un altro amico... No, è bello, amico. Ma lo conosci? Angelina, l'amico è quel cinghiale. Le conosci il cinghiale? Cinghiale? Ma è quel coso con quei dentoni blu che si aggira, sì, per Luca Comics? È Zanna Blu. Ma è qua? È Zanna Blu, ah! È Zanna Blu. Un applauso, bello, Zanna, oh, Blu. Ti vogliamo bene. Ma chi è? Allora, lui è Zanna Blu, è un personaggio fantastico di un fumetto fantastico, ah, di un editore fantastico, che tra l'altro pubblica anche le storie di noi scassaballe, fantastici. Damiano, Angelina, Sacro Profano, la signora Evelina con il suo gatto assassino, che, sì, Kill the Granny, e poi tante altre cose fighissime che... Che troverete tra l'altro al padiglione Napoleone, lo sapevo, volevo dire. I denti blu, non sai niente. Aiuto! Beh, si vede che è un po' porcè. Però è tanto simpatico, gli voglio un sacco bene. Queste edizioni denti blu, questo bestione con le zanne blu che sta combattendo. Non so, boh. So, cosa è un Pokémon, non so. Non è Street Fighter, ragazzi. Mortal Kombat. Boh. Ma parliamo un po' di più delle edizioni, sì, appunto. Sì. Beh, per abbiamo qua delle edizioni. Invito io ospiti a casa vostra. Ma sì, tanto ormai, è diventata una piazza. Quando è casa nostra, è casa vostra, no? Permesso, è affollata sta casa. Invitate sempre tutta sta gente? Sì, sì. A volte questo anche di tipo più di gente. cosa dire? Damiano, Angelina, Evelina e il suo gatto assassino, Zanna Blu, non sono che alcuni dei nostri personaggi, dei personaggi delle edizioni Denti Blu, delle edizioni tutte da ridere, di fumetti bellissimi come questi personaggi, come vedete. E oggi qui a Luca Comics presentiamo tante novità, fra cui Sacro e Profano, Sacro e Profano, Nel nome del padre, la nuova storia di Sacro Profano con protagonisti Angelina e Damiano, che vivono delle avventure piuttosto strane e inquietanti stavolta, perché si introducono in una magione molto, come dire, sinistra, alla ricerca delle notizie sul padre di questa fanciulla. Poi abbiamo anche Kill the Granny, uccidi la vecchietta,
come vediamo questo gatto con questo eloquente coltello sta cercando di fare. Signora, mi dispiace, ma è la triste verità. Però le devo dire che il suo gatto ha ben 9 vite e le cercherà di usare tutte per mantenere il suo patto con Satana, il parente di questo signore. E questo è Kid Granny, è un altro dei nostri fumetti. Zanna Blu è un'immancabile presenza nella nostra casa editrice da tempi immemorabili. Questo fantastico cinghiale che viaggia attraverso i mondi e gli spazi e le parodie, stavolta colpirà niente meno con Stranger Pigs, che è la parodia di un telefilm che forse qualcuno ha già visto. Poi abbiamo Hades, la storia di uno spiritello che non è qui con noi, o forse è qui con noi ma solo in spirito, ed è un bellissimo fumetto che giunge al terzo volume della sua trilogia, terzo e conclusivo volume della sua trilogia di Ilaria Catalani e Silvia Tidei. E poi abbiamo Deficience and Dragons, Deficience come l'editore che lo pubblica, come tutti bello, noi, come e Dragons io perché... sono Intelligence, se proprio cioè. E allora fuori, no, perché? Perché qui se non sono Deficience non si vogliono. Ah, ok. E la mangia. Storia Deficience and Dragons, Deficience si sa perché, Dragons perché è una storia, una collana di storie basate sul fantasy e sul mondo di Dungeons and Dragons, ovviamente. E quindi cosa abbiamo? Riepiloghiamo: Sacro Profano, Kill the Granny, Zanna Blu, Deficience and Dragons, Hades. E poi abbiamo anche per esempio la nostra Trizia, che è una eroina che viene dalla Spagna, è una ragazza dalle forme molto procaci che vuole diventare fumettista. E la storia del fumettista, come forse molti non sanno, è una storia abbastanza travagliata, specialmente quando si tratta di chiudere 5-6 volumi e portarli qui a Lucca Comics and Games. Si fanno le nottate, ma questo è quello che vogliamo fare per portare sempre qualcosa di bello e qualcosa che faccia molto molto ridere, molto ridere, come spero sia stata questa estemporanea vignetta dal vivo con i nostri personaggi. Io vi ringrazio, grazie a tutti. Grazie a tutti per essere stati qua in nostra compagnia con Sacro Profano, Denti Blu, Zanna Blu, Zanna Blu. E io lo sai che ho problemi di memoria. Problemi e basta. Quello è vero. Bene, grazie mille per essere stati qua in nostra compagnia. Grazie, la signora da 100+ anni. Il suo gatto che boh, va bene. È poverino, è carinissimo, eh. Fa bene comunque. Ma poi io volevo chiedere se si può avere un appuntamento privato con la signorina Sacra. No. Ma perché? Non le faccio niente, è un provino, c'è, per... Occhio, c'è. Che tu non hai 9 vite come il gatto, e Damiano è un diavolo. Su via ho un canale YouTube, sono immortale, cose. E quindi andremo a sentire gli Scassaballe quanto prima nel nostro locale. Certo, li prendiamo. Posso dire una cosa? Firmiamo visto un contrattino, visto che giustamente hanno pubblicizzato. Esiste questo brano, si può scaricare da Amazon, da iTunes, da Google Music, da iTunes, insieme a altri 3 brani dedicati a Sacro Profano, scritti e questa volta cantati, interpretati da i Raggi Fotonici. Fantastico! Questo però è interpretato dai miei Scassaballe. Yeah! Yeah! Allora, quindi andiamo sulla pagina Facebook, che sicuramente sono i link. Corretto? Allora, le pagine Facebook sono tante. Prima di tutte quella Ombrello, che è Edizioni Denti Blu, poi quella di Sacro Profano, quella di Zanna Blu, poi abbiamo quella di Kill the Granny 2.0. Ricordate il 2.0, ma comunque ci si può arrivare. Hades, Frizia, Italian Page e Deficience Level. E quindi ringraziamo i nostri ospiti, perché in realtà questa gag divertentissima che abbiamo fatto erano i nostri ospiti, e li lasciamo andare in giro per il Lucca Comics and Games a dare fastidio a altre persone. E comunque la Sacra dopo viene con me, che devo fare un... Ma la smetti, lasciali andare. Tranquillo, lei vada, ci penso io. La ringraziamo ancora una volta, grazie mille ragazzi. Ciao!